Buongiorno ai nostri ascoltatori, questa mattina siamo in piazza Matteotti davanti al comune ma soprattutto davanti all'InfoPoint che ancora è chiuso da circa un anno insieme a me e Angelo Pili, il nostro grande professor Pili. Professore, cosa dice un pochettino questo InfoPoint? Stiamo aspettando che lo aprano da oltre un anno, non sappiamo ancora niente. Beh, certamente aspettiamo con ansia, io venivo proprio a quando era proprio un ufficio del turismo. Adesso certamente mi auguro che diventerà un InfoPoint per tutti. No, tra le altre cose il progetto è molto interessante perché vede anche una stanza multimediale per cui i turisti si potranno sedere e vedere la nostra città in maniera multimediale. Ma ritorniamo alla redazione. Ricordiamo dove siamo, in che canale siamo, il nostro canale Teleregione Sardegna sul digitale terrestre al numero 111. Tra le altre cose ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su YouTube. Ogni giorno su Facebook nella pagina fan, nella pagina del profilo personale del TG Tour trovate il video del telegiornale che stiamo presentando. Bellissima giornata anche oggi in piazza Matteotti, abbiamo dei bellissimi servizi, ma parliamo un attimino del calcio, anche perché si parla tanto di calcio scommesse. Ci sono stati nei giorni scorsi arresti di diversi giocatori, il Bari mezza squadra indagata, l'Atalanta ancora di più, insomma una situazione difficile da gestire. Come direbbe qualche vecchio ultra stra virgolette, meglio il calcio d'un tempo che quello di oggi, dove verissimo. Ci sono troppi soldi io in giro. Il novantesimo minuto, tutto, cioè il era un altro calcio. Minuto per minuto, insomma, si ricorda proprio i famosi telecronisti, Martellini. Non c'è dubbio, era completamente un altro calcio rispetto a quello economico di oggi, che veramente è soltanto soldi, soltanto soldi. Andiamo avanti. Ancora non c'è un dato ufficiale, ma sembra che in Birmania il partito della democrazia di Aung San Suu Kyi sembra che abbia vinto le elezioni. Sicuramente può essere per la Birmania una svolta epocale, perché è uno stato che è in una dittatura da oltre 40 anni e la nostra Aung San Suu Kyi era in galera per oltre 15 anni, ha vinto un premio Nobel per la pace e da anni che sta combattendo per i diritti e per la libertà in Birmania. Tra le altre cose, nella bassa Birmania, nella zona montuosa, c'è un altro popolo che combatte da tanti anni per la propria autodeterminazione, che è il popolo Karen, che tra le altre cose è l'unico popolo che in Birmania non fa traffico di droga con altri stati, mentre il governo birmano si sa ufficialmente che va avanti grazie anche al soldino della droga. Io direi a questo punto lanciare, visto che mancano pochi secondi, il primo pezzo di oggi, il primo pezzo che ha fatto la nostra Valentina Ligas, che riguarda la filiera corta e la tutela del prodotto tipico. Lo lancia lei, professore? Sì, perciò da giovedì, ogni giovedì qui a Cagliari c'è l'orto naturale, ma soprattutto il mercatino naturale. Perciò noi siamo andati e abbiamo fatto un bel servizio dei prodotti della terra. Tra le altre cose, l'iniziativa promossa dalla Coldiretti, che è una delle associazioni del settore degli agricoltori, è in piazza dei 100.000. Andiamo a vedere il servizio. Piazza dei 100.000, siamo qui, è giovedì, un giovedì come tanti altri, in mezzo a tanto sole, qui davanti a quelli che sono gli stand della Coldiretti. Queste belle arance sono proprio sarde, vengono da San Sperati, io ci farei una marea di spremute. Mi fa no, non vuole fare le spremute il signore. Velocissimamente ci intrufoliamo. Prodotti tipici sardi, perché salvaguardarli? Quanto sono importanti? Perché sono molto più buoni e sono molto più genuini. Questi sono freschi, tagliati il giorno prima e venduti. E mangiati anche. Sono così belle queste arance, andrebbero esportate. Purtroppo il brutto è che c'è la politica di mezzo, che non ci fa uscire. Perché? Fuori dalla Sardegna. Perché è storia di importazione con paesi grossi come la Cina, come la Spagna. E noi siamo piccoli, non abbiamo numeri per stare al passo rispetto agli altri. È la prima volta che vengo. Ma ha sentito parlare del mercato? Sì, ho sentito parlare. Cosa ne pensa? Ma prezzi non è che siano quelli che dicono. E come stanno andando le vendite? Benissimo. I risultati ce li stanno dando i clienti, sono abbastanza soddisfatti, quindi possiamo dire abbastanza bene. Avete clienti abitudinari? Sì, per la maggior parte sì, sono quasi tutti abitudinali ormai. Ci siamo più di un anno, quindi abbiamo i clienti fissi. Miele di Castiadas. Esatto. Quindi riserviamo un dolce pensiero a questa importante iniziativa organizzata da Coldiretti. Prodotti certo. Tipici sardi, perché salvaguardarli?
Perché è una nostra cultura, è un diverso tipo di prodotti rispetto a quelli che troviamo nelle altre regioni d'Italia, quindi... Signora? Scusi un attimo. Le chiedono un euro? Sì, le diamo un attimo di tempo. Sono prodotti diversi dalle altre regioni, per quello salvaguardarli. Sono anche prodotti che, diciamoci la verità, andrebbero esportati. Eh sì, solo che è difficile. In effetti siamo, almeno noi siamo piccole aziende, le produzioni sono basse. Non lo so, la produzione è una produzione locale, perché comunque noi siamo piccole aziende, cerchiamo di accontentare i clienti, gli acquirenti di zona, quindi esportare questi prodotti è un po' difficile. Si tratta alla fine di industrializzare le aziende, insomma, sia un discorso diverso. Lei cosa acquisterà oggi? Formaggio pecorino. Pecorino sardo? Sardo, allora, certo, chiaro. Ci piace il pecorino sardo? Sì, sono già venuta giovedì scorso, l'ho assaggiato, ottimo, quindi sono ritornata perché era veramente buono, semistagionato. Un altro prodotto tipico sardo, diciamolo come si dice nella nostra lingua, canciofasa. Sì. Guardiamo qui che fresche. Questo è il carciofo spinoso, che è l'unico vero carciofo che qua in Sardegna riusciamo ad apprezzare, anche se a oggi anche gli altri tipi di varietà vengono apprezzate, perché sia per cucinare che per mangiare crudo. Prima erano un po' resti a prendere altri tipi di carciofo, a oggi invece riusciamo a dare anche il carciofo Temma o Teron. Spinoso logicamente è un primo taglio, è ottimo da mangiare crudo, c'è qualcuno che lo utilizza anche per cucinare, anche per il gambo più lungo e tutto. Questi carciofi dove vengono coltivati? Questi carciofi vengono coltivati a Serramanna. Serramanna, quindi insomma sono vicini, vengono tagliati il giorno prima? Sì, sì, la sera prima vengono tagliati e portati direttamente pronti per la vendita il giorno successivo. Quindi direttamente dal produttore al consumatore. Carciofi freschi, prodotti tipici sardi, come tutti gli altri qui a fianco, tante persone vengono e acquistano, è importante. Sì, sì, qua vengono, acquistano, apprezzano, piano piano hanno apprezzato, adesso siamo già quasi 2 anni che stiamo facendo questa iniziativa e in 2 anni stiamo riuscendo a far apprezzare tutti i tipi di prodotto. Noi abbiamo anche i legumi, come ceci, fave e lenticchie, che tutti lo prendono inizialmente come un prodotto messicano, poi... gustandolo invece capiscono la differenza che c'è da quello della grande distribuzione a quello di noi produttori. Immersa a tutto questo, ben di Dio, a tutti questi splendidi prodotti tipici sardi, restituisco la linea al TG Tour. Per voi Valentina Ligas e Simone Spiga. Bentornati dal nostro servizio al mercatino naturale, quello di Piazza dei Centomila, ma soprattutto, ecco, vogliamo dire la famosa filiera corta. Beh, bisogna dire 2 cose. Questo servizio, tra le altre cose, evidenzia come i mercatini dove si tutela il prodotto tipico, il prodotto locale, sono sempre pieni di gente. Questo mercatino da Coldiretti è invaso ogni giovedì dai cagliaritani e non solo, perché da una parte si tutela il prodotto tipico e dall'altra si favorisce la riduzione dell'inquinamento, quindi con dei prodotti che vengono, dei prodotti agricoli che vengono prodotti nelle campagne vicino a Cagliari, che la mattina stessa vengono portati in città per essere venduti. Quindi filiera corta, meno inquinamento. Però Simone, però ecco, io ti devo dire che non ho visto solamente le massaie, ma no, anche tanta altra gente. No, tra le altre cose tantissimi giovani, famiglie, è un bel segnale, un segnale importante che forse ci fa pensare che stiamo iniziando a ragionare bene anche sul fatto che dobbiamo inquinare meno. Insomma, e... c'è una nuova consapevolezza. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E tra le altre cose, a proposito di consapevolezza, i sardi devono iniziare a essere consapevoli del fatto che nel mese di maggio, esattamente il 6 di maggio, saremo chiamati a votare per 10 referendum regionali consultivi che riguardano sia l'abolizione di enti regionali inutili che l'abolizione delle province. Quindi iniziamo a dare ora già la notizia, anche perché sicuramente col TG avremo modo di intervistare i promotori del comitato, avremo modo di parlare con loro e approfondire meglio questi 10 quesiti referendari consultivi, che sono sicuramente molto importanti. Altre notizie ce ne sono tante, professor Pili, è un continuo. Forse io direi a questo punto che possiamo dare un paio di notizie legate ancora al calcio. Sì, una notizia, ancora si parla tanto di questa situazione. Cellino vuole portare il Cagliari a Trieste a giocare le ultime partite a Trieste, non sappiamo ancora
cosa si è deciso. E noi, caro Simone, cosa siamo, come posso dire, favorevoli a Trieste? No, io direi che sarebbe opportuno lasciare il calcio cagliaritano a Cagliari. È chiaro che l'amministrazione comunale, insieme alla regione, insieme a tutti gli, quindi Federazione Calcio, tutti gli enti interessati, devono ragionare sul fatto che questo stadio vada sistemato, o comunque dobbiamo trovare un altro spazio per un nuovo stadio. Questo è un dato di fatto. Ma io direi che possiamo lanciare, sempre dal comune, un servizio per un'iniziativa che si è svolta ieri in consiglio comunale, promossa dalla commissione ambiente del comune. Infatti la nostra Valentina Ligas è andata a incontrare il presidente della commissione ambiente del comune di Cagliari, insieme a tutte le associazioni ambientaliste cagliaritane che si sono incontrate per parlare di una cosa importante. Lo vuoi dire tu? Perciò, care associazioni, guardate il servizio, ma soprattutto tutti voi, popolo del TG2, guardiamo il servizio dalla nostra Valentina Ligas. Fabrizio Marcello, presidente della Commissione Servizi Tecnologici, oggi 3 aprile ha riunito un'assemblea con varie associazioni del Cagliaritano e dell'Interland per parlare di quello che è un problema di Cagliari, le discariche abusive. Sono state trovate tante discariche, è un problema grosso. Si è parlato di un'azione preventiva, si è parlato in particolar modo di ecocentri. Quanti ecocentri sono previsti? Si è parlato di Mulino Beciu. Spazi a rete? Sì, quindi come avete visto la nostra intenzione è quello di riprendere la comunicazione con i cittadini, ma soprattutto con le associazioni. Credo che sia il nodo politico che ci possa permettere poi di avere il contatto anche con la gente, soprattutto per fare un cambio culturale e quindi proporre quello che la politica in passato non è riuscita a dare, cioè delle regole e soprattutto dei suggerimenti, e a queste regole poi cercare di dare delle risposte. Una risposta possono essere gli ecocentri, non più una visione quella del passato che concentrava solo in un unico quartiere, quello di Mulino Beciu, gli ecocentri, ma una visione che veda la città distribuita e servita per gli ecocentri stessi, perché immagino una persona di Sant'Elia che non porterebbe mai quel rifiuto, quell'ingombrante a Mulino Beciu. Quindi una prima risposta si può dare su questo. Un ecocentro già possibile e fattibile è quello della 554, l'ex inceneritore. Un altro ecocentro si potrebbe, stiamo lavorando, pensato per Sant'Elia, e poi uno anche al centro, quindi a metà strada, e quindi stiamo pensando anche forse anche via San Paolo. Naturalmente ci sono tante proposte e 3 ecocentri permetterebbero di dare già il via alla gara d'appalto con naturalmente le linee guida, e poi completeremo con altri 6 ecocentri. La creazione degli ecocentri è importantissima, ma allo stesso tempo anche la cooperazione tra i cittadini e un'educazione migliore. Sì, un passo culturale, se noi vogliamo far diventare la città di Cagliari la città del Mediterraneo, ma io credo prima la città della Sardegna, il capoluogo della Sardegna. E quale miglior biglietto da visita? Quello di avere veramente Santa Gilla in ordine, di avere il Poetto in ordine. Non so se avete visto gli incivili all'apertura, al primo sole hanno, tra virgolette, invaso di immondezza il Poetto di Cagliari. Io credo che soprattutto anche quella quella cartaccia sia depositata negli appositi cestini. Addirittura stiamo partendo con tutti i cestini con la raccolta differenziata nel Poetto, nelle scuole, nei comuni e in tutte quelle proprietà del comune di Cagliari, in modo tale che siamo noi che diamo l'esempio, e come commissione stiamo dando l'esempio stando in mezzo alla gente e dicendo anche: veniamo anche noi a fare la raccolta differenziata, cerchiamo di proporvi tutte quelle soluzioni, naturalmente però partendo dal basso e coinvolgendo soprattutto i cittadini. Restituiamo la linea al TG Tour. Ottimo servizio dalla nostra Valentina Ligas. Insomma, il comune vuole collaborare con le associazioni ambientaliste per cercare le discariche abusive che ci sono nell'Interland Cagliaritano e all'interno della città. Un'iniziativa che trovo molto interessante e ha coinvolto tantissime associazioni, come abbiamo visto. Questo è un bellissimo segnale. Anche questo, vedi, è la dimostrazione che la coscienza tra i cittadini, tra le associazioni, tra il mondo del volontariato sta cambiando, ed è veramente un bel segnale. Perciò questa democrazia partecipata. Certo. Purtroppo i 15 minuti stanno per finire, quindi io direi di rilanciare e ridare appuntamento alla puntata di domani del TG Tour, ricordando che ci trovate tutti i giorni su Teleregione Sardegna al canale 111, quindi 111, altrimenti ci trovate su Facebook, su Twitter e su YouTube. Ogni giorno, chiaramente sotto vedete i nostri contatti. Tra le altre cose, potete contattarci su Facebook anche per darci informazioni su iniziative da seguire col TG. Quindi grazie a tutti voi, appuntamento a domani. Arrivederci a tutti.